Buonasera a tutti. Allora, possiamo partire con la lettura del disclaimer. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 61% dei conti dei clienti al dettaglio di Tikmill Europe e LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera con me c'è Fedele Capodici, che saluto, trader e programmatore. Ciao Fedele. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti. Allora, parleremo del Pyramid Grid, che magari molti di voi già conoscono perché è un tool che abbiamo programmato insieme a Salvatore Labriola, che dovrebbe seguirci anche questa sera nel webinar, ma quella versione dedicata all'MT4 insieme a Fedele, che è un programmatore di MT5, che è un linguaggio di programmazione diverso da quello di MT4, abbiamo creato appunto una versione ad hoc per la nuova piattaforma e poi vi faccio vedere anche come aprire il conto MT5 con Tikmir, perché ho ricevuto diverse richieste e quindi ne approfitto di questo webinar per mostrarvi come aprire un conto MT5. Però prima di entrare nel vivo, come sapete, c'è sempre la presentazione del broker che rappresento, che è Tikmill Europe, quindi in questo caso regolamentato SISEC e registrato presso la Consob, con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro. Tikmill è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, con una velocità di esecuzione ultra rapida, media circa 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Non avrete mai un report con Tikmill e non ci sono limitazioni sulle strategie, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune. E gli spread partono da zero con commissioni più basse, tra le più basse del mercato. Non ci sono commissioni sugli indici, sono disponibili i microlotti sia sugli indici americani che sul DAX. E non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Allora, veniamo un attimo. Sì, mi sentite? Ok, vedete dalla chat. Ok. Continuando con la presentazione, questa è diciamo un'immagine che ho preso dal sito della Consob, dove è registrato Tikmill Europe come impresa di investimento senza succursale. Il numero di registrazione e iscrizione all'elenco è il 4310. Tipologia dei conti. Allora, sul lato CFD, Tikmill ha sostanzialmente tre tipologie di account: il conto Pro, il conto VIP, che sono quelli di punta con spread a partire da zero, e leva massima per i clienti retail di leva 30. Poi c'è il conto Classic, che non ha diciamo le commissioni, ma gli spread sono un po' più alti, partono da 1,6. Poi da qualche mese, ormai forse sta passando anche quasi un anno, abbiamo aggiunto i conti futures attraverso la CQG, quindi piattaforma diciamo brandizzata di Tikmill, che vi dà l'accesso ai mercati regolamentati con un deposito minimo di 1.000 dollari. Oltre alla CQG, se avete già una piattaforma dedicata come può essere la TradingView, la Multichart, Sierra Chart o Bookmap, e volete solo connettere il data feed, quindi avere il nostro flusso dati e le nostre commissioni, possiamo farle attraverso le connessioni API, quindi c'è anche questa opportunità. Parlo però sempre sul lato futures, che è una diciamo sezione separata rispetto a quella di CFD. E tornando sul discorso CFD, questa è una tabella di MyFXBook che va un po' a paragonare quelli che sono i costi, quindi commissioni e spread, rispetto ad altri broker. Noterete come per la maggior parte del tempo Tikmill abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. Me ne accorgete da questa tabella che si illumina di verde rispetto appunto alle altre tabelle che restano o in bianco o in giallo o in rosso nel caso abbiano gli spread peggiori. Questa, diciamo, è una tabella riassuntiva delle commissioni che andrete a pagare su un lotto di euro-dollaro, escluso lo spread. Sul conto Pro parliamo di 4 euro in apertura e chiusura, sul conto VIP 2 euro in apertura e chiusura. Rispetto alla media degli altri broker, che ho visto più o meno
applicare un 6 euro, si ha un risparmio con il conto Pro di circa il 30% e con il conto VIP addirittura oltre il 60%. Allora, io ho concluso con la presentazione, però prima di passare il monitor a Fedele, voglio farvi vedere come, visto che parleremo di un tool per MT5, come si apre un diciamo conto MT5. Allora, dovrebbe vedersi la mia area clienti. Allora, questa è l'area clienti, diciamo, in questo caso UK, però sulla, diciamo, regolamentazione SISEC è identica, cambia solo la regolamentazione. Per aprire quindi un conto MT5 dovete aver già fatto tutta la trafila di presentazione della documentazione, quindi registrazione, e avere appunto la stanza del trader attiva. Una volta attiva questa stanza, dovrete andare su conti trading e da apri un conto. Vedete, molto semplice, avrete la possibilità di scegliere tra MT4 e MT5. Quindi basterà scegliere su MT5 e questo poi sarà molto importante per, diciamo, avere il Pyramid Grid, perché Fedele è un nostro partner, quindi il nostro introducing broker, e dovrete poi inserire il codice IB di Fedele in questa sezione qui, che vi dà poi la possibilità di ricevere il 5% di sconto sulle commissioni del conto Pro, quindi pagherete un 5% in meno rispetto a chi non ha l'introducing broker. Una volta inserito il codice B che vi fornirà direttamente Fedele, perché il tool del Pyramid Grid va richiesto direttamente a lui, potrete poi, si abiliteranno gli altri campi e potrete poi appunto scegliere la MT5. Quindi questo è, diciamo, la modalità con cui bisogna aprire il conto MT5, quindi potete avere un codice P per MT5, un codice P anche per diverso da MT4, non sono in conflitto le due cose. Leggo una domanda da parte di Pietro inerente a TickMill su quanto potremo avere le cripto e azioni. Allora, le cripto ci sono già per chi ha il conto appunto con regolamentato con SISEC, quindi Tickmill Europe, potete già negoziare sulle criptovalute. Per invece per quelli che hanno regolamentazione UK non è possibile farlo, a meno che non siate dei clienti professionali, perché la FCA ha bannato le, diciamo, criptovalute per i clienti retail. Per quanto invece riguarda le azioni le avremo su MT5 solo tra qualche mese, quindi verranno, diciamo, inserite a breve. Ok. Terminato, diciamo, lo spazio commerciale del broker, io, Fedele, ti lascio la condivisione. Ok, dimmi se riesci a condividere. Mi sentite? Sì, allora, ti sento, ti sentiamo e vediamo anche il... Vedete tutto? Sì, il monitor, sì. Perfetto. Innanzitutto, ciao Giuseppe, buonasera a tutti, mi presento, sono Fedele Capodieci, sono un trader e programmatore per MQL4 e MQL5, faccio il trading da circa 5 anni, anche se mi reputo più uno studioso. Praticamente direi di incominciare subito con la presentazione, perché c'è tanto da dire e speriamo che di riuscire a fare tutto. Questa è la prima volta che abbiamo Fedele come relatore, quindi, diciamo, è un'esclusiva di TickMill. Ok, Fedele, io ti lascio fare la presentazione. Se ci sono poi delle domande magari inerenti al tool, io ti fermo e quindi poi andremo a spiegare appunto nel dettaglio. Tenete conto che è un tool molto complicato, quindi non so se ce la facciamo a terminare il tutto in un webinar in un'ora, perché è molto difficile, altrimenti poi ne organizzeremo un altro più avanti. Ok, puoi andare, vai Fedele. Ok, allora partiamo con la presentazione. Allora, innanzitutto, durante la presentazione vedremo appunto le entrate al mercato, quindi la logica di entrata, la modalità di entrata che si divide in modalità standard, la modalità piramidazione statica e la piramidazione dinamica. Poi vedremo le differenze tra le tre.
Poi abbiamo la possibilità di fare un numero massimo di entrate di posizioni apribili sia per le buy che per le sell, quindi il limite è 10 per ognuna di esse in breve. Poi abbiamo la possibilità di poter selezionare e scegliere la direzione, quindi dando delle priorità o meno alle buy o alle sell, il livello di attivazione, poi vedremo cos'è. Poi vedremo anche la gestione del rischio, quindi quello che è lo stop monetario, lo stop in percentuale, lo stop in base alla size e lo stop di volatilità. Vedremo inoltre la gestione delle posizioni attraverso il break-even point con recupero dello swap, solo se quest'ultimo è negativo, il trailing stop, il livello target e la gestione delle posizioni attraverso il pannello info posizioni. Possiamo anche con l'expert limitare l'operatività, quindi utilizzando i filtri orari o semplicemente premendo il pulsante standby. E potremo anche seguire e monitorare le posizioni attraverso per l'appunto il pannello info posizioni, dove vi sarà un riepilogo delle posizioni in essere sulla MetaTrader per l'appunto, con un riepilogo di quello che è lo stop loss, l'eventuale take profit impostato, se la posizione è in profitto o in perdita, e quest'ultima vengono poi comunque suddivise in tre, diciamo, pannelli, per l'appunto un riepilogo di quelli che sono gli ordini pendenti attualmente in macchina, così come anche un secondo pannello dove ci mostrerà quelle che sono le posizioni non gestite e quelle, e infine un ultimo pannello con il riepilogo delle posizioni gestite. La gestione delle singole operazioni, come potremo vedere in seguito, una volta che ci sposteremo sulla piattaforma, potremo per l'appunto attraverso il monitoraggio delle posizioni poter chiudere la singola posizione, così come anche attivando il break-even, il trailing stop, o addirittura chiudere al raggiungimento della percentuale sulla volatilità annuale. Queste cose comunque viste posizione per posizione, in modo diciamo singola. Poi avremo anche un pannello con il riepilogo dell'esposizione netta per le singole, diciamo, indici, se così vogliamo chiamare, quindi Audi, CAD e via dicendo. Avremo la possibilità di poter chiudere le posizioni buy o sell su un target di prezzo. Quando dico chiusa di posizioni, tutte le posizioni buy o tutte le posizioni sell al raggiungimento di un target, diciamo, impostato, prefissato. Avremo anche la possibilità di poter chiudere le posizioni a un target, quindi di perdita o profitto monetario, la possibilità di chiudere tutte le posizioni al raggiungimento di una percentuale sulla volatilità annuale, ma prese tutte le posizioni in esame. Avremo anche la possibilità di poter chiudere le posizioni al raggiungimento, se impostato, di un break-even globale. Vedremo anche i possibili utilizzi operativi, quindi classica con ingressi scalonati, rispettando comunque le distanze minime dettate dalla TR, che poi vedremo in seguito. La griglia attraverso un approccio random, utilizzando comunque il pulsante di direzione. Le piramidi, il piramidale statico, dinamico, con ingressi preimpostati basati sulla volatilità. Ovviamente mostrerò anche come si andrà ad installare l'expert sulla piattaforma, però una volta diciamo installato e attaccato al grafico, si aprirà questa finestra con un riepilogo dei dati, delle variabili esterne che verranno ovviamente, che vedremo comunque in seguito, e sono quasi tutti, diciamo, modificabili. Una volta confermato, si andrà ad aprire un pulsante che una volta premuto, il pulsante gestione expert, una volta premuto si aprirà questa sorta di pulsantiera che io, diciamo, dico di essere divisa in 5 gruppi, ma diciamo che il primo è il tasto standby, poi abbiamo la seconda sezione dedicata a quello che è la scelta della logica di ingresso, quindi con la scelta della modalità di entrata, quindi come detto prima standard grid, pyramid grid e il pyramid grid dinamico. Anche in questa sempre sezione possiamo scegliere il numero di ordini col quale si vuole entrare, e poco sotto c'è il tasto direzione e quindi la possibilità di poter scegliere tra appunto direzione, primo ingresso buy, primo ingresso sell, priorità buy e priorità sell. In seguito in basso vediamo appunto una sezione dedicata ai livelli, che è appunto il livello di attivazione, livello target, livello di cancellazione ordini, ed infine abbiamo la gestione dei trade, quindi l'abilitazione del break even, così come anche del trailing stop. Ed infine il famoso tasto info posizione che una volta premuto aprirà questa ulteriore maschera dove appunto, come dicevo prima, vi saranno appunto i riepiloghi di tutte le posizioni e gli ordini attualmente in macchina aperte dall'expert. In basso avremo appunto il riquadro dove c'è il riepilogo dell'esposizione netta,
e tutti i vari pulsanti che ci permetteranno di poter, diciamo, lavorare con le posizioni in essere, quindi con la chiusura totale o lo stop sull'obiettivo di prezzo e via via tutte le altre cose che vedremo comunque una volta sulla piattaforma. Come detto prima, la schermata è divisa in ordini pendenti, posizioni non gestite e posizioni gestite. In questo caso, nel momento in cui avremo una posizione, un ordine pendente, mostrerà l'ordine di che tipo è, il ticket, la grandezza della size col quale si è entrati, col quale si è aperto l'ordine pendente, e la distanza in pip dal nostro punto di ingresso rispetto alla posizione attuale che il prezzo stava marcando in quel momento. Per quanto riguarda invece le posizioni non gestite, anche qui vi riepilogo, come visto anche negli ordini pendenti, però ovviamente vediamo se le posizioni sono in perdita o in profitto e di quanti pip lo sono. Ovviamente vedremo quello che è lo stop loss impostato dall'expert, e poi vedremo come verrà calcolato lo stop loss, la possibilità di poter interagire impostando manualmente il take profit. I tasti X permettono di cancellare le impostazioni immesse sia per lo stop loss che per il take profit, e poi abbiamo una sorta di tre tasti per quel che riguarda la gestione, che appunto è la possibilità di chiudere la singola posizione o di metterla a break even o in abilitando il trailing. Gli ultimi due tasti, se diciamo che è un campo di table più un tasto, riguardo lo stop sulla volatilità calcolata sulla volatilità annua, e in base alla percentuale calcolata sulla posizione aperta mostrerà appunto se la percentuale sta guadagnando o perdendo in funzione appunto al calcolo della percentuale annuale. Scusate, mi sono spiegato un po' male. E qui abbiamo un campo dove vi è la possibilità di impostare appunto la percentuale che una volta raggiunta permetterà di chiudere la singola posizione. Poi giustamente si passa a quello che è la posizione gestita, le posizioni gestite, qui è riepilogo, con l'attivazione in automatico, quelli sono i tasti che indicano appunto se la posizione è gestita in trailing o se è stata messa a break-even. Diciamo che a questo punto la presentazione termina e passerai a quello che è la piattaforma. Inizierai innanzitutto con... Allora Fedele, scusa se ti interrompo. Allora, quindi abbiamo visto quello che un po' ci aspetta, quindi tenete presente che è un prodotto molto professionale. Già chi utilizza l'MT4 sa di che cosa stiamo parlando, perché comunque ci sono molti utilizzatori del, diciamo, Pyramid Grid versione MT4 che abbiamo cercato poi di replicare, grosso modo, diciamo, fedele, rimanendo fedeli, scusa il gioco di parole, con quella versione di Salvatore, e quindi diciamo che sono molto simili come prodotti. Però ovviamente per una questione di, diciamo, di linguaggio di programmazione diverso si è reso necessario appunto farlo anche per MT5. Io capisco che ci sono tantissime cose da vedere, da studiare, più che webinar qui magari stiamo parlando proprio di un vero corso, quindi tu Fedele prenditi tutto il tempo necessario spiegando, diciamo, le sezioni che hai fatto vedere nella presentazione con molta calma. Poi se non ce la facciamo entro le 8 è quasi impossibile diciamo spiegare in maniera dettagliata tutto quello che hai fatto vedere, faremo degli altri webinar. Tenete presente però che comunque vi daremo anche la versione per la demo, quindi non è che vi buttiamo così a mercato reale con un tool del genere, così potete fare poi tutte le prove del caso. Ok, io ti lascio fare la presentazione guardando appunto la piattaforma, che magari è molto più immediato rispetto a una presentazione in PowerPoint. Domanda Giuseppe, perdonami, al momento è tutto chiaro? C'è qualche domanda o posso proseguire? No, al momento non ci sono domande, perfetto. Puoi proseguire. Niente, allora direi appunto di mostrare innanzitutto come si installa l'expert. Tramite una volta sulla piattaforma, menu file, apri cartella dati. All'interno della finestra in questione andiamo a cliccare sulla cartella MQL5 e all'interno di Expert andremo ad incollare quello che è, beh, l'ho messo qui, andremo ad incollare quello che è il programma Pyramid Grid. Io ho fatto due versioni, inglese e italiano, poi eventualmente siete liberi di chiedere entrambi o nello specifico uno o l'altro, come preferite. Una volta comunque installato e incollato il programma all'interno della cartella, andremo tramite il navigatore
ad aggiornare il menu e una volta aggiornato si dovrebbe presentare al di sotto, appunto, beh, io ho messo sotto expert per il broker. Una volta che si è caricato il programma, siamo liberi di aprire un qualsiasi, pardon, vediamo se c'è un programma, ok qua, scusatemi. Praticamente andiamo su un qualsiasi asset cross e andremo ad incollare, attaccare l'expert sul grafico. Nel momento in cui facciamo questo, si aprirà una finestra, ok, dove vi è un riepilogo di tutte le varie impostazioni, i famosi variabili esterne che possono essere modificabili. Quindi prima però di vederle tutte nel dettaglio, incomincerei col mostrare innanzitutto qual è, diciamo, il setup dei swing che verranno considerati per l'apertura di eventuali ordini buy o sell, che comunque sono posizioni che vengono, l'expert non entra mai a mercato in modo diretto, ma va a impostare appunto delle buy stop o delle sell stop in funzione ai swing che si vanno a verificare man mano. Quindi io direi appunto di cominciare a guardare quelli che sono i swing che vengono considerati appunto setup per sia i rialzisti che i ribassisti. Il setup rialzista è comunque l'alternarsi di una candela rialzista seguita da una ribassista, la quale una volta chiusa andrà a sancire, quindi a decretare quello che è il swing rialzista, sulla quale andrà poi posizionata quello che è appunto l'ordine buy stop, ovviamente più un margine break che vedremo comunque tra le variabili esterne che andrà poi impostata. Per quel che riguarda invece il setup ribassista, non è altro che l'alternarsi di una candela ribassista seguita a chiusura da una candela rialzista, e quindi al di sotto di questo minimo andrà ad impostare quello che è appunto un sell stop, ovviamente con l'aggiunta, sottraendo appunto quello che è il margin break. Penso che sia chiaro, spero, e direi appunto di passare a quello sì, che è abbastanza chiaro, sì. E direi di passare appunto a quello che è le varie variabili esterne, che sono un po', ma adesso le vediamo, diciamo, non dico velocemente, ma tanto poi comunque con l'expert le andremo a vedere nel dettaglio. Allora, innanzitutto abbiamo la voce max spreading point. Praticamente questa andrà a limitare l'apertura di eventuali ordini pendenti, se stop o best stop che sia, se lo spread dovesse essere maggiore rispetto al valore impostato nella variabile. Quindi non so se durante la sera, quando c'è il cambio del giorno in termini di la volatilità tende comunque ad alzarsi, o comunque in concomitanza calendario, quindi praticamente c'è la volatilità che aumenta, e a quel punto praticamente nel momento in cui si dovesse verificare una possibile swing rialzista o ribassista, se lo spread dovesse superare il valore impostato, limita appunto l'apertura dell'ordine. Poi abbiamo il margin break, come spiegato nella spiegazione appunto del setup ribassista rialzista, si va a sommare o a sottrarre a seconda se sia un setup, non so se si va long o short, a seconda di quello che si è scelto, si andrà ad aggiungere sulle buy o a sottrarle sulle sell stop. Poi abbiamo la sezione che riguarda appunto la gestione dei lotti, il management, e quindi le rispettive quattro voci che seguono. Quindi praticamente con lot management, se false, andremo appunto a utilizzare quello che è un lottaggio fisso. Se invece andremo ad impostare true, si andrà a scegliere se utilizzare appunto un rischio sulla percentuale del balance o addirittura sul rischio assoluto sul denaro. Ovviamente in funzione a ciò che si è scelto si andranno a modificare le voci rispettive, quindi se io scelgo di utilizzare un rischio sulla percentuale del balance, andremo ad impostare che percentuale del balance vorremmo rischiare, se l'1, il 2, il 3 o il 5%. In caso contrario, se dovessimo scegliere per l'appunto il rischio assoluto sul denaro, qui andremo a impostare quanto vorremmo eventualmente rischiare su ogni singola posizione, quindi non so, 10, 20, 50 in funzione della valuta del conto, quindi euro, dollari o qualsiasi altra valuta.
Poi abbiamo la possibilità di poter selezionare l'ATR, praticamente il numero di periodi. Praticamente di default è 10, ma l'utente può comunque decidere di poterlo modificare a proprio piacimento. Quest'ultimo ci permetterà di avere un valore ATR che verranno considerati per l'impostazione dei stop loss, così come anche per quel che concerne la gestione dei trade, quindi il break even e il trailing stop. Poi abbiamo la distanza TR, che ovviamente è una sorta di moltiplicatore, ci permette appunto di decidere quanto deve essere rispetto alla TR, se una volta la TR, due volte la TR, e questa verrà utilizzata per l'appunto per l'impostazione dello stop loss e per, ovviamente, come detto prima, anche per la gestione dei trade. Abbiamo poi la distanza, no, scusi, lo stop loss, che in caso di valore negativo andrà a utilizzare appunto il valore della TR, quindi sempre come moltiplicatore, meno 1 una volta la TR, meno 2 due volte la TR. Se invece andremo ad immettere valori positivi, in quel caso verranno considerati come PIP. E io ovviamente nell'expert ho preferito impostare comunque i valori in point, quindi se uno decidesse di voler utilizzare 50 pip come stop, dovrà immettere 500. Poi abbiamo appunto, come detto prima, il margin BE. Questo per l'appunto ci permette, se una volta che la posizione fosse in guadagno e questo guadagno fosse pari o superiore al numero della TR, cioè al fattore ATR, quindi due volte la TR, andrà ad impostare la posizione mettendola a break even. Per quel che concerne il break-even c'è da fare anche una piccola nota. Io nella gestione del break-even ho inserito anche la possibilità di poter recuperare eventuali swap negativi se la posizione dovesse rimanere aperta per più giorni. Quindi l'expert, se dovesse appunto rimanere aperta per più giorni, cercherà di recuperare soltanto se lo swap risulta essere negativo. Poi abbiamo appunto il fattore ATR per la break-even, quindi quante volte deve essere l'ATR, due volte, tre volte l'ATR, affinché la posizione venga messa a break-even. Stesso discorso vale per il trailing stop, quindi l'abilitazione viene sempre considerata attraverso questo moltiplicatore che è in riferimento sempre all'ATR. Abbiamo in seguito poi anche la possibilità di poter attivare o disattivare i suoni, questa sorta di alert, e poi la possibilità di poter attivare o meno la fascia oraria, quindi poter decidere se e quando l'expert deve diciamo lavorare. Ovviamente per quel che concerne la gestione e l'apertura di eventuali ordini pendenti, perché se nel caso in cui venisse attivata la fascia oraria e quest'ultimo si trovasse in stand-by per questo motivo, comunque l'expert continua a gestire quelle che sono le posizioni aperte, quindi gestirà quelle che sono queste posizioni in macchina. Poi abbiamo la possibilità in fondo al menu di poter attivare o disattivare eventuali notifiche sia per email che per app, la MetaTrader 5 sui vari dispositivi smartphone, tablet ed altro ancora. Spero che fin qua sia tutto chiaro. Confermi, Giuseppe? Sì, allora c'è una domanda. Allora, innanzitutto, Fedele, facciamo vedere un ordine come si lancia, quindi in base a queste impostazioni che tu hai messo, vogliono quindi vedere come si lancia un ordine. E poi Roberto chiede se si può approfondire qualcosa sulla strategia di setup, perché dice: non credo che si metta un ordine ogni alternanza candela verde e rossa, ma ci sarà un filtro per selezionare quali ingressi e quale direzione trend o contrario. Allora, questo forse non è stato specificato, o forse io l'ho dato per scontato, visto che comunque c'è la versione di MT4, ma questo è un expert semi-automatizzato, quindi voi fate l'analisi, quindi in base a quello che è il trend di fondo di un determinato strumento, e poi lanciate gli ordini in base a quello che comunque è la vostra analisi, quindi sarà poi l'expert a gestire l'ordine. Mettiamo il caso di questo New Zealand Yen, Fedele, io ho una visione long, magari voglio andarmi a prendere dei nuovi massimi, non ho il tempo magari di gestire una posizione, o comunque non voglio entrare adesso al mercato, ma
sull'ultimo swing di mercato, io non devo fare altro che attivare questo expert con, se voglio entrare ad esempio con una sola long, clicco sul pulsante long e l'expert inizierà a ragionare in base un po' a quelle, tutti gli input che ho dato e poi ad altre varianti che comunque poi ci spiegherà Fedele, però mettiamo, facciamola molto semplice. Mettiamo il caso che io adesso volessi entrare long su Neo Zelanda Yen sfruttando questo Pyramid Grid, basterà semplicemente cliccare sul pulsante long. Allora, in questo caso ovviamente abbiamo nella pulsantiera, diciamo, messo in evidenza il fatto che comunque la posizione che andrei ad aprire è di utilizzare lo standard grid, quello diciamo classico, normale. Nel momento in cui vado a cliccare su long, mi vado ad aprire, qui in questo caso dovremmo aspettare che si vada a creare un swing rialzista, quindi un setup di ingresso rialzista, che in questo momento non c'è, potrei magari mostrarlo sullo short, eventualmente. Sì, esatto. Aspetta che c'è la famosa finestra che era altrove. Ok, praticamente ha impostato sia il buy che in questo caso anche la sell, perché ci sono presenti due swing. Prendere in esame questo, ok, e questo ultimo in basso per i sell. Praticamente, come detto nella spiegazione per quello che concerne i swing rialzisti o ribassisti che vengono presi in considerazione come setup d'ingresso, praticamente al di sopra di un swing rialzista verrà conteggiato quello che è il famoso margin break. Aspetta, come era? Se non vado errato. Il margin break. E quindi quest'ultimo andrà sommato per quel che concerne appunto le buy, e buy stop, viceversa sottratto per quello che riguarda le sell stop. Lì è scritto 20, che 20 appunto vedete, sono due pip. Okay. Quindi dal massimo dello swing, quindi fallo vedere bene, da così allora, capiscono. Praticamente il swing preso in considerazione per le buy è questo, il massimo di queste due candele è questo, e su questo si andrà ad aggiungere il margin break, che appunto è impostato a 20 point. Infatti, se andremo a calcolare, dovrebbe essere 20 point. E viceversa, per il setup ribassista, abbiamo il famoso, cioè famoso, abbiamo il setup ribassista, che è questa alternarsi di candela ribassista e rialzista, il minore sulla quale andrà calcolato l'ordine pendente è questo. Infatti andrà posizionato 20 point in basso, quindi 2 pip in basso rispetto al minimo. Questo per quanto riguarda lo standard grid. Lo standard grid, a differenza del pyramid grid e le pyramid grid dynamic, praticamente va ad aprire le posizioni mantenendo la distanza prefissata l'una dall'altra. Praticamente, ipotizziamo, adesso facciamo che cancelliamo il tutto, così facciamo anche magari una... Vedete che si tolgono i pallini in basso e sinistra, non so se avete notato. Sì, sì. Allora, praticamente, ipotizziamo che io voglia entrare facendo 3-5 entrate long, ok, imposto le 5 entrate long, e cliccando su quest'ultimo mi chiederà appunto se voglio per appunto aprire le 5 buy. Io premendo sì, mi va a piazzare 5 pallini in basso e mi apre già, mi va a posizionare già la prima buy stop. Ovviamente le successive mi verranno comunque, impostate soltanto a quello che è una distanza minima che deve essere sempre garantita dalla precedente, per evitare appunto che possano entrare, se si dovessero creare dei swing, questo può capitare nei momenti di fasi laterali, no? Come questo, quest'altra ancora, praticamente se all'alternarsi mi continuo a fare diversi swing, mi farebbe più entrate nello stesso punto. Allora io, per ovviare a questo problema, ho fatto sì appunto che deve rispettare almeno la distanza minima dettata dalla TR, che in questo caso la TR... Ecco, bravo, mettilo così. Si capisce. Sono troppi schermi, perdonatemi. Allora, questa è impostata a 10 periodi, al momento abbiamo una TR a 2 pip, quindi ovviamente ogni posizione, se mi dovesse aprire ulteriori posizioni, deve rispettare almeno la distanza minima di 2 pip. Poi, questo vale sia per buy che per le sell, intendiamoci. Ovviamente, questa è la distanza minima. Se invece dovesse creare un movimento abbastanza repentino, a rialzo, a ribasso, ovviamente magari questa distanza minima, in quanto minima,
può anche distanziare appunto le eventuali successive posizioni non più a 2-3 pip, magari a 5-10. Si deve comunque verificare un altro swing per far sì appunto che possa dare origine a un'ulteriore apertura con un ulteriore ordine pendente. Ok? Spero di essermi Sì, questa spiegato. è un'ottima cosa che credo che non ci sia su quella versione MT4. Questo appunto, come dici tu, serve per evitare che io queste cinque entrate me le vado a fare tutte sullo stesso livello. Qual è lo Sì, scopo di quando ci mettere sono queste fasi cinque laterali che durano abbastanza a lungo, entrate? e Esatto, quella di quindi diversificare un po' e di migliorare il prezzone del carico. Quindi perché se altrimenti faccio si cinque rischia entrate di aprire più posizioni in un range molto ristretto, aumentando quello che è il rischio. Come abbiamo potuto notare, ha creato adesso un ulteriore swing migliorativo rispetto al precedente e ha corretto la posizione dell'ordine pendente e impostato precedentemente. Prima era leggermente più in alto, ha creato un nuovo swing qua e praticamente ha abbassato l'ordine pendente. L'ha corretto, migliorando anche esatto, quindi l'ordine. segue l'ultimo swing. Sì, Domanda segue. per te sulla gestione complessiva del rischio, chiede Massimo. In questo caso, come viene considerata? L'abbiamo visto dalle variabili esterne, se puoi rimetterla un attimo, così capiamo un attimo che gestione stiamo facendo. Allora, noi in questo caso 5, quindi stiamo andando sul rischio sul balance, giusto? Percentuale. Sì, sul balance, abbiamo un Quindi 2% di rischio. Quindi in questo 2% su caso, sulle 5, ogni singola, giusto? sì, ogni singola posizione prenderà il 2% del conto. Quindi Ok. 2% per 5 posizioni, 10% del conto. Ovviamente, beh, stiamo facendo soltanto dimostrazione, spiegando quello che è l'expert. Poi giustamente si può entrare con una gestione percentuale ridotta, o addirittura lavorare su lotti fissi o su un rischio monetario. E perché ha messo lo stop lì sotto? Perché praticamente va a considerare il minimo, infatti l'avremo visto in seguito, va a considerare il minimo dei 2 giorni, quindi il giorno attuale e il giorno precedente, e il minore, il minimo più basso dei due, su quest'ultimo andrà appunto a piazzare lo stop loss in funzione a che cosa? Praticamente in questo caso noi abbiamo messo stop loss sulla volatilità un numero negativo, quindi andrà a considerare lo stop loss della TR, una volta la TR, e lo andrà a piazzare al di sotto del minimo dei 2 giorni. In questo caso il minimo, adesso mettiamo anche il separatore di periodo, così Ecco, riusciamo bravo. a. Praticamente tra oggi e ieri il minore più basso è quest'ultimo, e qui andrà ad aggiungere la distanza in ATR. Okay, impostata dall'expert attraverso le variabili esterne. In Tu questo li caso, calcoli il picco ATR o l'ATR normale del valore attuale? se non vado errato, se ricordo bene, è impostato sul picco dell'ATR dei 10 periodi. Negli Ok. ultimi 10 periodi prende il picco più alto. Ok, perfetto. Che quindi quella montagnetta lì che Scusami, vediamo. sulla giornata, non degli ultimi 10 periodi. Il picco più alto degli ultimi 2 giorni, ok, lo considera, infatti qui siamo circa 9 pip e dovremmo avere 9 pip da qui, infatti, 9 pip. Il picco più alto dell'ATR degli ultimi 2 giorni, cioè l'attuale, il precedente, verrà considerato come calcolo dello stop loss se ovviamente nelle variabili esterne è impostato il valore negativo. Una volta l'ATR, in questo caso 9 pip. Rispetto al minimo dei 2 giorni presi in considerazione. Questo ovviamente Ok. vale sia per lo stop, considerando appunto il rischio sul balance, così come anche il rischio sul denaro, così anche come il lotto fisso. In questo caso, adesso, beh, qui abbiamo un rischio di quasi 900, vediamo se mi dice, 916 euro. Direi che è abbastanza. Quindi, Sì, mettilo, ovviamente. vediamo l'altro, ti chiedo di vedere l'altro con diciamo il denaro. Era sugli 11.000 euro di rischio, se non sbaglio, perché lì ha aperto una posizione enorme. Sì, allora mettiamo su rischio in denaro, tanto abbiamo appunto l'Hot Management True, e mettiamo come rischio 50, in questo caso io ho un conto in euro e quindi dovrebbe essere 50 euro. Andiamo a impostare sempre le long.
Adesso cosa è successo? Facile essere un errore di calcolo. Comunque ha piazzato l'ordine qua in basso, che dovrebbe essere per l'appunto i 50 euro. Che non vi sia un errore. Ok, questo poi magari appunto lo vai un attimo a modificare prima di darlo. Comunque questa è la versione che magari può avere qualche piccolo bug ancora. Ok, quindi quello vai a controllare. Pietro ti chiede se il time frame è variabile, cioè ovviamente sì, in base al time frame di riferimento, quindi se abbiamo un H1 andrà a lavorare gli swing sull'H1, giusto? Giusto, prende, ovviamente l'expert sul time frame sul quale andrà attaccato prenderà in considerazione appunto i swing su quel time frame. Quindi se il swing, tutti i swing che si vanno a verificare, in questo caso abbiamo il time frame 5, io ad esempio sto seguendo EuroCAD e ho attivato appunto, dato che comunque siamo un po' in eccesso, ho attivato l'expert su H4. E quindi lui gestisce i swing su H4. Nel momento in cui si andranno a verificare appunto i swing visti precedentemente, lui considera i swing che si verificano su quel time frame. Ok, quindi tu qui hai inserito sei operazioni, vedo la 4, la 5, la 6, quindi significa che ti sono entrate già tre. Sì, infatti ho preso degli stop che ha gestito e in questo momento, al momento la posizione si trova in profitto. Quindi ti restano ancora tre potenziali Tre entrate. altre posizioni che dovrà gestire, seguire, posizionare, impostare. Ok. Vado avanti? Sì, vai avanti perché sì, siamo già in notevole ritardo e vediamo Allora, allora. adesso beh, torniamo su. Qual era? NZN. Ok. NZPN. Detto, quindi lo standard grid lavora aprendo una posizione per volta in funzione dei swing che si andranno appunto a formare man mano e quindi la differenza appunto tra lo standard grid, il pyramid grid e il pyramid grid dinamico lo vediamo adesso. Lo standard grid per l'appunto apre una posizione per volta e, mentre il pyramid grid apre le posizioni mantenendo una distanza l'una dall'altra prefissata dettata dalla TR. Ipotizziamo di voler aprire sempre tre long. Sempre in funzione all'ATR andrà a posizionare le tre by distanziate l'una dall'altra a un valore prefissato. Questo è il discorso che vale sia per le by che per le cell. La differenza invece tra il pyramid grid e il pyramid grid dynamic, nel momento in cui si passa tra una modalità e l'altra, cancella gli eventuali ordini pendenti non entrati ancora in macchina. Il pyramid grid dinamico probabilmente permette, a differenza del pyramid normale, di poter seguire il prezzo se qualora il prezzo si dovesse muovere nel senso contrario. Quindi, così come la versione standard tende a correggere le eventuali posizioni, ordini pendenti, cercando di migliorare il loro punto di ingresso. Allora, direi di andare per gradi. Ipotizziamo di entrare appunto con tre posizioni long col pyramid grid, versione pyramid grid. Praticamente, come nella versione MT4, nel momento in cui entra la prima posizione, questa verrà gestita, ok, impostando bene, se lo stop c'è ben basso, cercherà di gestire la posizione e quando entrerà la seconda posizione, l'expert cercherà di mettere la prima posizione a break even. Ovviamente, man mano che il prezzo andrà nella nostra direzione, al susseguirsi delle successive entrate, ok, cercherà sempre di mettere la precedente a break-even. Ovviamente poi questo soltanto se la gestione dei trade vengono attivati i break-even e il trailing stop. Perché se io questi tasti non li vado ad attivare, praticamente non mi va a gestire i trade, sia per le buy che per le sell. Ipotizziamo io che voglio gestire le posizioni buy. Col break even, premendo il tasto break even, mi verrà domandato per l'appunto se voglio attivare delle break even sia per le long che per le short, oppure nel caso in cui dovessi dire di no, posso decidere di
attivare break even soltanto per le posizioni long o, nel caso in cui rispondessi nuovamente no, per le posizioni short. Dato che abbiamo le buy in questione, io vado ad attivare il break even soltanto per le buy e andrò a gestire il break even soltanto per le posizioni buy attualmente in macchina una volta aperte, cioè gli ordini una volta mutati in posizioni verranno gestiti in break even, cercando di mettere posizioni a break even. Ovviamente questo vale anche per la gestione del trailing stop. Se quest'ultimo non viene attivato, non andrà a seguire a gestire i trade abilitando il trailing stop. Anche qui verrà domandato se abilitare il trailing sia per le long che per le short o successivamente per le long o per le short. Ovviamente possiamo notare però appunto che in funzione a ciò che si sceglie i pulsanti prendono un colore differente. Questo ci permette al colpo d'occhio di vedere per l'appunto se la gestione dei trade è attivata per entrambi le posizioni long o sell, short che siano, o soltanto nello specifico per le long o per le short. Poi questo per quanto riguarda le... Quindi Fedele ti chiedono, allora in questa modalità qui mi entra la prima, ipotizziamo che mi entra adesso la prima, quando poi entrerà l'altra, quella più in alto, se io ho questa gestione dei trade attiva in break-even point, mi metterà break-even la precedente, giusto? Sì, la precedente posizione, giustamente, che dovrebbe essere messa a break-even sempre comunque se nella gestione trade vengono attivati quello che sono appunto per l'appunto le gestioni delle singole operazioni. E il trailing stop invece si attiva se mi entra la terza, ipotizziamo, quindi la prima invece verrà gestita in trailing stop, quindi mi alza dal break-even point, passa in trailing stop. Questo dipende comunque dal time frame utilizzato. Se qualora dovessi utilizzare un H1 per ipotesi, la distanza fra le posizioni a seconda della TR potrebbe essere molto più ampia e potremmo anche eventualmente trovare la prima posizione che oltre essere stata messa a break even, perché la successiva posizione è entrata per l'appunto, potrebbe anche in seguito attivare il trailing stop e quindi vedere un'operazione gestita in trailing pur non avendo ancora la seconda posizione a break-even. Questo è ovviamente nei time frame più alti, nei time frame bassi. Qui dipende dalla TR comunque sempre, no? Sì, è tutto comunque legato alla TR. Che in questo caso tu hai attivato, ritorno un attimo sulle variabili. Abbiamo una trailing a due volte la TR e un break-even anche lui a due volte la TR. Entrambi comunque. Quindi moltiplica due volte il valore attuale della TR a 10 periodi? Sì. Che era circa 2.7, no? Sì. Quindi se guadagna, diciamo, facciamo 6 pip, conto pari, la prima la mette a break-even e poi... e quindi in quel caso sarà entrata anche la seconda, poi il trailing stop invece si attiva diciamo in maniera simultanea, quindi se guadagnerà, che ne so, 9 pip, lui inizierà ad alzare il trailing stop in guadagno. Sì, funziona sempre la TR, quindi se io sono in guadagno due volte la TR, oltre ad averla messa a break even, inizia tutta la mette a break even la posizione. Ovviamente nel momento in cui la TR dovrebbe passare da 2 a 4 volte, per ipotesi rispetto alla break even, andrà ad spostare quello che è il trailing, seguendo quello che è il prezzo. Ovviamente nei time frame bassi questo è un pochino limitato, in quanto avremo le posizioni molto vicine fra di loro. Ok, nel momento in cui invece si va a lavorare su time frame molto più alti, H1, H4, daily, ovviamente avendo le distanze di posizioni molto ampie, potremmo anche trovarci di fronte a una posizione, una prima posizione che oltre ad essere entrata a break even, se è abilitato ovviamente tramite la gestione dei trade, potrebbe anche in seguito incominciare anche la gestione del trailing stop, senza magari non avere neanche la seconda entrata ancora entrata. Non so se, perché in questo caso lavora in questo modo sui time frame bassi, ma se lavoriamo su time frame molto ampi, teoricamente potrebbe capitare che la seconda posizione ancora non sia entrata, se abbiamo distanze molto ampie, ok? Ma per evitare appunto di trovarci quel prezzo che ci storna, ci viene contro, almeno andremo ad abilitare appunto il break-even, sempre se la TR
viene rispettato, la distanza da tiro viene rispettata. E se in seguito il prezzo dovesse andarci a favore, potrebbe essere anche, come detto prima, abilitato il trailing stop, pur non vedendo la seconda entrata ancora piazzata, entrata, per l'appunto. Non so se mi sono spiegato. Se entra la prima, sì, abbiamo una distanza molto ampia, magari potrebbe capitare che la seconda non sia ancora entrata, ma avendo comunque un range... Però quella l'ha iniziata già a gestire. Ok. Sì, chiaro. Differenze tra la modalità pyramid grid e quella dinamica. In questo caso tu hai posizionato tre buy che non dovrebbero più muoversi, no? Quindi in questo caso... la versione pyramid grid, gli ordini pendenti sono, diciamo, congelati, quindi dove sono rimangono. Quindi potremmo anche trovare avere il prezzo che ci va in posizione praticamente al contrario, cioè perdonatemi, sto andando un po' in palla, praticamente potremmo andare a ribasso e le posizioni, non essendo toccate, rimangono lì anche per tra virgolette giorni, finché non vengono toccate il prezzo stornando. Classico breakout, magari io ho fatto un'analisi, voglio andare diciamo in rottura di una determinata resistenza e supporto, ma non voglio che il prezzo, diciamo, l'ordine venga modificato in base al movimento del prezzo, quindi, che ne so, dico magari 79,90, NZD mi rompe quella resistenza e quindi da lì voglio farmi la piramidazione. In questo caso qui io basta che appunto vado in modalità, in mod pyramid grid con 3 e da lì non si muoveranno. Mentre se poi sposto l'altro... La rottura dei massimi, in questo caso sulla rottura dei massimi potremmo sperare in un aumento di volatilità che possa toccare i nostri ordini pendenti che, giustamente come detto prima, rimangono congelati, non si muovono. Però ovviamente potremmo anche in questo caso, che siano comunque la modalità standard o pyramid grid o pyramid grid dynamic, potremmo anche utilizzare quello che è il livello di cancellazione ordini che se impostato. Praticamente qua ci chiede se attivare il livello di cancellazione di ordini short, ci chiede poi ovviamente, adesso beh, avendo due schermi la finestra se ne va altrove, e una volta impostato potremmo dire che se il prezzo dovesse arrivare a questo livello, i miei ordini pendenti verranno cancellati. Quindi se mettiamo caso il prezzo scende, mi va a toccare questo livello, automaticamente la mia, diciamo, visione rialzista decade e quindi i miei ordini messi in macchina vengono cancellati. Questa è la possibilità che ci permette appunto di, in caso di analisi errata, di poter correggere appunto quello che è la nostra analisi, quindi andando a cancellare eventuali ordini pendenti messi in macchina. Questo vale sia per la cancellazione degli ordini, sia per le buy che per le sell. Ok, perfetto. Quindi sì, in questo caso mettiamo che appunto io ho una visione rialzista, però è valida fino a un determinato punto. Questa funzione non c'è nell'M4, l'hai aggiunta tu, nella versione M4, molto, molto interessante. Quindi in quel caso questa funziona sia con la modalità, con tutte e tre le modalità, giusto? Questo sì, sì, sia piramide grid, dinamico, standard grid. Nel momento in cui andiamo a fare un'analisi e questa nostra analisi dovesse essere sbagliata, andando a posizionare questo livello di cancellazione ordini al di sopra di eventuali massimi o minimi che noi reputiamo essere, diciamo, importanti al fine della nostra analisi, ci permetterebbe per l'appunto di andare a cancellare questi ordini pendenti messi in macchina, quindi senza rischiare eventuali storni che ci possa magari prendere la posizione, l'ordine e poi magari proseguire nel verso contrario rispetto alla nostra analisi. Quindi se dovesse toccare questo livello, andrà a cancellare quello che sono, diciamo, gli ordini messi in macchina dall'expert. Questo ovviamente per tutti appunto le varie modalità di gestione delle piramidi, della griglia. Poi possiamo anche eventualmente utilizzare i livelli di attivazione. Ipotizziamo che in funzione dell'analisi, mettiamo caso, siamo nella zona un pochino, non dico laterale, ma più o meno negli ultimi due giorni ci stiamo muovendo all'interno di questo range, potremmo utilizzare i livelli di attivazione, abilitando sia a livello superiore che magari anche quello inferiore, e potremmo dire all'expert che se qualora il prezzo dovesse
andare al di sopra di questo massimo o al di sopra di questo minimo, considerare eventuali entrate long o short. Quindi io posso poi in seguito dire magari voglio fare 5 entrate long. Ovviamente l'expert mi dice guarda che al momento con i livelli di attivazione l'expert si trova un attimo in stand-by, quindi non aprirà alcun tipo di ordine pendente finché non va a toccare il livello di attivazione superiore o di inferiore. Quindi qua mi chiederà appunto se voglio comunque impostare le 5 buy, io gli dico di sì. E stessa cosa andrò a fare eventualmente per le sell. Anche per le sell mi chiede la stessa cosa, quindi mi comunica che l'expert al momento è in stand-by e che se qualora impostassi le 3 sell, queste ultime verranno diciamo gestite soltanto qualora toccasse il livello superiore o inferiore. Se non vado a selezionare nulla, al momento in cui tocca il livello superiore o inferiore, andrà a gestire le operazioni messe in macchina al formarsi dei vari setup di ingresso. Quindi se mi farà primo setup rialzista, mi andrà a posizionare un primo ordine buy sul top. Qualora invece si dovesse verificare un setup ribassista, mi andrà a posizionare eventuale ordine sell stop. Posso anche eventualmente dire all'expert che al tocco di questo livello di fare soltanto buy o viceversa, prevedo che al tocco di quest'ultima il pezzo possa stornare, quindi dico di fare soltanto le sell, oppure dare una priorità dicendogli per l'appunto che al tocco di questo livello di fare prima una prima entrata buy e poi una volta che sarà entrata la prima buy andrà a seguire in base a come si andranno a creare i vari swing aprendo posizioni, ordini pendenti, sell o buy a seconda dei vari swing, come si andranno a formare. Viceversa posso dare comunque anche qui una priorità alla prima sell oppure dare priorità alle buy o priorità alle sell. La differenza fra prima buy e priorità buy è che comunque nella prima buy deve prima fare una buy per poter, diciamo, gestire le eventuali successive ordini buy o sell. Viceversa, se io do come priorità buy, mi dovrà sempre fare comunque una buy prima di poter impostare un eventuale ordine pendente sell stop. Stessa cosa vale per il livello sottostante. Io qua posso pensare di dargli come indicazione che al tocco del livello sottostante mi andrà a fare soltanto le buy, oppure, come detto prima, per il livello superiore soltanto le sell, oppure dare una priorità alle sell o alle buy o alla prima sell o alla prima buy. Quindi nel momento in cui il prezzo dovesse raggiungere uno di questi livelli, in funzione a quello che gli ho detto di dover fare, lui andrà a gestire gli eventuali ordini pendenti che siano buy o sell a seguire, cioè al confermarsi dei vari swing in funzione a ciò che per l'appunto ho scelto. Nel momento in cui mi dovesse toccare il livello superiore, mi andrà a fare soltanto, cioè prima le sell e poi eventualmente buy. Quindi prima sell, poi eventualmente una buy. Seconda sell e poi eventualmente la seconda buy. Viceversa, in basso, al tocco di questo livello sotto inferiore, mi farà prima la sell e poi a seguito, in base ai vari swing, rialzisti o ribassisti in base al formarsi dei vari swing in base al prezzo. Questo per quanto riguarda il livello di attivazione. Potremmo anche eventualmente cancellare tutto, il prezzo, ovviamente, nel momento in cui si vanno a cancellare le A, esce dalla possibilità dello stand-by, dall'impostazione di stand-by e andrà ad attivare in quel momento, in funzione a ciò che si è detto in precedenza, quelli che sono gli ordini pendenti buy, in questo caso piramide grid 5 posizioni buy, che sono questi in alto, quindi sono statici, congelati, le posizioni non si andranno a correggere al movimento del prezzo, e le 3 sell, anche queste congelate. Quando si passa però, se vi siete accorti prima, quando io vado a premere il tasto modo pyramid grid, quindi switchando tra il pyramid grid dinamico, pyramid standard grid e pyramid grid, se ci sono eventuali ordini pendenti in macchina, questi ultimi verranno cancellati per evitare appunto complicazioni nella gestione. Quindi in questo caso, se io ipotizziamo voglio aprire 5 long col pyramid grid dinamico, non saranno più posizioni statiche
ma dinamiche. Una volta aperte, se il prezzo incomincerà a scendere, creando dei swing ribassisti, al formarsi di un swing rialzista, se è migliorativo, andrà a correggere le posizioni, gli ordini in macchina, cercando di creare delle entrate migliorative, quindi modificherà tutti gli ordini pendenti attualmente messi in macchina ad un prezzo minore, più basso. Questo sia per le buy che per le sell, ovviamente. Fin qua tutto chiaro? Sì, allora, stavo riflettendo, Fedele, perché sono già le 8. Allora, tu hai spiegato tutto il pannellino. Ci siamo dimenticati qualcosa, giusto? Sì, c'è il livello target e poi le infoposizioni. Allora, facciamo così. Allora, il livello target lo spieghi adesso, perché tanto comunque è semplice. E poi infoposizioni... Scusami Giuseppe, avete notato che al momento in cui si è creato un setup migliorativo nel piramide dinamico, ha corretto tutte le posizioni, gli ordini pendenti precedenti, correggendo quella che è la nuova posizione d'ingresso su ogni singola posizione? No, questa è la differenza fra il dinamico. È molto importante tra le due, sì, esatto, molto bene. Allora, spiega il livello target, poi ci lasciamo lo spazio per le domande, che ce ne sono diverse, e le infoposizioni non ce la facciamo a spiegarlo oggi, lo spiegheremo in un secondo webinar, se sei d'accordo. Sì, sì. Lo facciamo tra un paio di settimane, vediamo, perché tanto spiegando la funzione del pannellino riuscite già a divertirvi con l'expert e fare tutte le prove del caso in demo. E poi l'infoposizione è un'altra cosa molto carina, interessante, che però voglio che ci dedichiamo del tempo, perché adesso spiegarlo così in 5 minuti mi sembra un po' troppo, diciamo, azzardato, e invece lasciamo lo spazio per il secondo webinar. Ok, spiega il livello target e poi ti farò un po' di domande che ci hanno fatto. Allora, io ho già aperto delle posizioni su sterlina dollaro buy. Ho già inserito un target che, una volta impostato, ovviamente nel momento in cui si va a premere il tasto livello target, ci chiederà appunto se impostare il livello target superiore o inferiore. Ovviamente il livello target superiore lavorerà per le buy, mentre quello inferiore andrà ad interagire su tutte le varie posizioni sell. Ovviamente, una volta impostato il livello target, ci sarà questo livello che comunque si può spostare a piacimento, e ad ogni suo movimento andrà a calcolare quello che potrebbe essere un profitto stimato in funzione alle posizioni attualmente aperte. Qui potremo chiedere, ovviamente, se non si va a selezionare nulla, al suo tocco non farà nulla. Però qui potremmo eventualmente abilitare il fatto di poter smezzare le buy o di chiudere tutte le posizioni buy o attivare il trailing se non fosse stato attivato in precedenza, così come anche il break even. Anche qui, una volta arrivato, raggiunto il livello, nel caso in cui la gestione trade non fosse stato attivato in precedenza, potrebbe per l'appunto incominciare ad attivare la gestione dei trade al tocco di quel livello. Io poi, per ipotesi, io l'ho attivato in precedenza, ma se nel momento in cui non l'avessi attivati e al raggiungimento di quel target avessi deciso che da quel momento in poi l'expert doveva incominciare a gestire le operazioni trade sia in trailing che in BE, andavo a selezionare break even o trailing, e automaticamente da quel momento mi avrebbe, diciamo, gestito tutte le posizioni per quel che concerne il break even o il trailing stop. Ovviamente, se io, nel caso in cui dovesse raggiungere questo prezzo, questo livello, posso benissimo anche dire all'expert di chiudere tutte le posizioni, cosa che ho fatto su ODN ZD, se non vado errato. Praticamente, ahimè, quando ho aperto queste posizioni c'era un eccesso che l'expert ha gestito, e mi ero messo un livello target che era questo qua in basso, questo qua in alto, e al raggiungimento avevo per l'appunto detto all'expert che mi doveva chiudere tutte le posizioni, tra l'altro me le ha chiuse tutte in profitto, per fortuna, e quindi fa anche questo, nel senso che comunque in base a quello che si decide di fare al raggiungimento di questo livello, si può decidere appunto tra queste quattro opzioni. Premetto che se nel momento in cui non si dovesse selezionare alcuna di queste opzioni, una volta toccato, l'expert non fa nulla.
Questo spero che sia abbastanza chiaro, perché magari si pensa che al tocco l'expat faccia un qualcosa che ovviamente se non gli si dice cosa fare, lui non fa nulla. Ok, quindi devono essere illuminate di verde, giusto? Sì, deve Per essere fare la... sanzionato una delle quattro voci. Almeno una, Ok. altrimenti non fa nulla. E velocemente le infoposizioni, giusto per darmi No, un'idea. lasciamolo per la prossima volta. Adesso lo fai vedere Ok. così, poi ci sono tante informazioni che non riusciamo adesso a fornirle, a fare comunque una descrizione dettagliata, però ci sono un po' di domande. Allora, Pietro ti chiede, in sintesi, l'expert mi automatizza il numero che predetermino di buy o sell su qualsiasi trend che ritengo probabile, cioè quindi sì, è Sì, a semi-automatizzato seguito di una e... propria analisi, ovviamente se uno decide che il trend proseguirà a rialzo, andrò a impostare tramite l'expert un numero X di entrate long e ovviamente queste verranno gestite in funzione a quale modalità andrò a selezionare, appunto se standard grid, pyramid grid o pyramid grid dinamico, andrà a gestire queste posizioni seguendo vari swing nel caso dello standard grid oppure piazzando i vari numero X di ordini pendenti in modo diciamo staccato uno dall'altro in funzione ATR, ma ovviamente a seguito comunque di un'analisi. Perfetto. Poi ti chiedono quanto pesa il programma, se ci sono dei limiti. No, è Poi leggerissimo, se... leggerissimo. Io ne ho aperti allora 2, 3, 4. Però mi raccomando, chi ha la MetaTrader 5 la scarica per la prima volta, forse deve scaricarsi un po' di storico, Sì, perché diciamo sono che arrivati. consiglio prima di attaccare l'expert di almeno aprire il time frame mensile e una volta che ha caricato, diciamo, il suo storico, si può andare a selezionare quello che sarà il time frame sulla quale si decide di voler operare e poi si attacca l'expert e lavora tranquillamente, perché se non c'è lo storico tende a bloccarsi, in mancanza di storico si blocca. Ok, poi Stefano ti chiede, scusa non ho capito, da un certo livello di prezzo, esempio euro-dollaro 1,16, posso inserire sopra tale livello solo ordini buy e sotto tale livello solo sell? No, no. Come ho Vediamo visto, con i euro-dollaro. livelli di attivazione, dove che eravamo su? Qui. Andiamo a Vabbè, vedere proprio sicuramente. euro-dollaro. Sì, sono... Eravamo su euro-dollaro, vabbè, possiamo fare questo. Allora, ipotizziamo standard grid, livello di attivazione, abilitiamo entrambi, giusto per comunque fare un po' di chiarimento. Quindi praticamente abbiamo sia quello inferiore che quello superiore. Praticamente se io decido. Allora, Stefano vuole fare l'azione solo da 1,16. Ok, 1,16, imposto il livello a 1,16. 1,16. E praticamente dico che a 1,16, quindi questo non serve, a 1,16, impostando ovviamente, in questo caso, se decidiamo che il prezzo debba andare a rialzo, andrà a impostare 4, 5, quello che sia di long. Ok? E alla domanda mi chiederà appunto, informandomi che l'expert è in stand-by, che queste posizioni verranno gestite soltanto al tocco. Ma in questo caso dirgli, per ipotesi, ok, di fare, se avessi sia le buy che le sell impostate, posso decidere che al tocco di questo livello fare solo buy o solo sell, oppure dare, nel caso in cui avessi sia le sell che le short impostate, posso dire di... Come ho spiegato prima, no? Che praticamente al tocco di questo livello mi andrà a fare una prima entrata buy e una volta che mi sarà entrata la prima buy, mi andrà a gestire le successive eventuali ordini pendenti che possono essere ancora buy o sell. Così come posso decidere di dare una priorità alle buy. Quindi prima che entri una sell deve comunque entrare prima una buy per poter far sì Ok, che quindi con l'investimento sia priorità successivo. buy io non mi troverò mai con, Più sell diciamo, rispetto alle buy. esatto, perché mi dovrà fare sempre prima una buy, anche se arriva lo swing, diciamo, ribassista, e lui in quel caso magari mi dovrebbe entrare con, diciamo, una sell, non me la fa perché se mi deve fare prima, diciamo, la buy, dà la precedenza alla buy. Sì, Quindi questa è una ipotizziamo cosa che... molto interessante sul laterale. Sì. Ovviamente, ma perché avete fatto tutte queste? Perché comunque diciamo che il pyramid nasce un po' dall'operatività di training che abbiamo fatto negli anni e
in quella ci sono delle situazioni che magari vuoi gestire in maniera anche del tutto randomica, e quindi in quel caso lì ti possono aiutare, diciamo, queste sequenze alternate di swing, proprio perché gli swing di per sé sono qualcosa di molto random, quindi si cerca di, diciamo, lavorare nel caos di quello che poi è il training. Quindi magari queste cose fate molta pratica e vedete che hanno comunque molto senso. Allora, Massimo ci fa una critica che magari poi a un punto, Massimo, magari provalo in demo, faccio un po' delle... Perché dice, parere personale, troppo discrezionale come gestione di grid, alla fine se non si aggiungono elementi statistici resta uno strumento bello, ma poco applicabile nella realtà. Perché comunque ha molto senso nelle piramidazioni, molto senso utilizzarlo quando c'è l'analisi retail. Poi Massimo, non so se segui Discord, dove siamo, diciamo, lì un po' più operativi, facciamo sempre molti discorsi, ci affianchiamo sempre con, diciamo, con Pyramid Grid, con l'analisi. È vero, è molto discrezionale, ma anche per un discorso di compliance, ricordiamoci che noi non possiamo fornire degli expert del tutto automatici che schiacciate il bottone e fa tutto lui. È un qualcosa che a livello proprio di compliance non è possibile fornire, quindi si possono dare degli strumenti discrezionali in modo tale che il trader ha sempre l'ultima parola sullo strumento. Quindi in questo caso Pyramid Grid ti aiuta in una serie di N operazioni, N azioni, che magari farle così senza l'aiuto di un expert sistematizzato non sarebbe possibile. Ok, Fedele, direi che abbiamo sforato il tempo a disposizione. Salvatore ti fa i complimenti. Diciamo, grazie, Salvo. Di quanto poi ti ha fatto una domanda che mi sono perso, ma era molto, diciamo, da programmatore, molto nerd, quindi poi magari te la giro in privato. E io vi do appuntamento al prossimo webinar che faremo sul Pyramid Grid, quindi la seconda parte sulle infoposizioni. Non ho ancora la data perché non l'avevamo, diciamo, ipotizzato, speravamo di farlo tutto in un'unica sessione, ma poi ci siamo resi conto adesso che è impossibile. Però credo massimo 2 o 3 settimane rifaremo la seconda parte dedicata alle infoposizioni. Per l'expert, una volta che ce l'hanno, lo possono già provare, verificare. Esatto, io domani invierò l'email a tutti gli iscritti. Quindi domani invio l'email a tutti gli iscritti con, diciamo, le indicazioni per ricevere l'expert, e così poi chi sarà interessato, chi è interessato ad averlo, basterà inviare un'email a Fedele e verrà dato a tutti i clienti di TicMill, sia real che demo. Ok, grazie Fedele per l'ottima spiegazione. E grazie a te per l'opportunità, grazie a tutti gli utenti. Grazie a tutti, buona serata.